Ehi, hey, ben ritrovati all'Andrea Link 91 in questo nuovo episodio di Captain Tsubasa. Oggi partita contro la Hirado. Sono sicuro di vincere, ma. Ah, iniziano loro il calcio di questa volta. Ok, va benissimo. Non c'è problema, io cercherò di rubare palla. E loro sono convintissimi di riuscire a fare gol. Ma io, boh, non lo so. Vai, passaggio perfetto. Ok. Come ti piace le mele? Come ti piace le mele? Op, 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 passo. No, pa bastala! Ma perché non passano mai? C'è qualcosa, ragazzi, che non va nel mio controller allora. O è il gioco o è il controller. Una delle due. È il controller che non va. Dai, però. A meno che davvero. Io perché non riesco a capire qualcosa. Qualche problema, no? Perché a volte va, a volte non va. Ecco, adesso è andato, no? Il resto no, perché era completamente scarico. Io non capisco perché i miei giocatori si scaricano con una facilità impressionante. Vedi? Non è andato. Boh. Ah, per favore, non mi fare sti scherzi. Vai, niente, non è carico. Mamma mia. Ma come ci è arrivata in porta? Va bene che era scarico. Sì. Sì, portiere, però tu vuoi ucciderci? Sovrapposizione, vai. Ohia. Power defense, però. Paura. La spalla, ecco, perfetto. Dove è andato quello? È uscito fuori dalla porta in maniera bruttissima. Sì, però hai rotto le scatole, eh. Sì, vabbè, mi ha ucciso. Peggio di me proprio hanno fatto. E uccidetelo. Non frega niente. Questo è un tiro al volo fatto male, eh. Perché sapete, no? Attacco aggressivo. Quindi i giocatori si sposteranno anche in base a queste scene. Questo era gol, eh. Vorrei solo dire questo, che era gol. Però Tsubasa ha la spalla che oramai è distrutta. Tsubasa ha messo tutto se stesso in questo tiro, ma ha colpito il palo. Che sfortuna! Non posso continuare a giocare così. Ho sbagliato il tiro perché ero troppo preoccupato a proteggere la spalla dai contrasti di Gito. Bene, lui si è accorto che si è fatto male, quindi che dici, no? Lo sfruttiamo a nostro vantaggio. Qualcun altro, no? Ci voleva il terzo, magari? Vabbè, un po' staccato, Non è un problema, non è un problema, mannaggia. Non è un problema, ma scusatemi, va bene anche così. Era abbastanza scarico, quindi non sono andato sulla palla. Ok. Va, ai, ai, ai. Uoi, che paura. Ma oh, no, non ho visto chi era allora. Va bene, va bene. Ok, Tsubasa, 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 Tsubasa. Oi, dai, no, non è vero. Quello non è vero per niente. No, dai, era carico. Mannaggia, continuiamo ad attaccare, continuiamo ad attaccare. Attaccate, maledizione. Vabbè, questo vabbè è fortissimo, lascia perdere. Io continuo a stare in attacco, raga, perché vorrei stancare il più possibile il portiere e poi segnare con un tiro putentissimo. Eccolo, che arriva in rete. Niente, va bene, ci sta, ci sta. Non è che possiamo segnare al primo tiro super potente. Va bene. Va bene, questa volta non mi sono proprio neanche. Non ci ho neanche provato. Ecco, va bene. High speed shot!
Ok, ci sta che la pare, ci sta. Tsubasa che gli va lì vicino. Ora è gol per forza, raga. Era il gol per forza, sì. Cosa? Con quanto di... Con quanta... No! Con quanta salute ha parato? Ecco, ora è gol per forza, dai. Non ce n'è per nessuno. Meno male. 1-0. E mi sa che vinciamo noi per 1-0, raga. Se questi sono i presupposti per riuscire a fare gol. 40 tiri in porta ho fatto. Vorrei la finale, vai. Ok, zona V attivata. Ok. Ti piace così? E si caricano molto più velocemente i tiri quando sei appunto con la zona. Vabbè, portiere ora si è ricaricato, è normalissimo. Ah, ho cercato di salvarla, ma già era fuori. Ma perché si avvicina così? Tipo, che non è che devi avere paura, è amico tuo quello. Cioè, voglio dire. Vabbè, ci ho provato a tirare, raga, niente. Difensiva, per favore. Dai, ok, perfetto. No, non ho premuto. Non ho premuto, ero sicurissimo di prenderla. Da lontano, va bene, no, no. Non ci speravo mai, Però almeno allontanavo la palla dalla parte del centrocampo, perché ragazzi, cioè... Ma... E beh... È un po' penalizzante il fatto che... Ah, ok, ero lontano. No, dicevo... No, avevo premuto in tempo, dai. Che fregatura. No! Ok. No, che, ma... non era fuori gioco, quindi perché non ha tirato? L'avevo già lasciato B. Ok, perfetto. Avevo già lasciato B, però il gioco dice no. Devi perdere, Andrink. Perché devi essere una pippa. Vabbè, Kisugi è morto, lasciamo perdere proprio. Non c'era nessuno per fare l'1-2. Quindi se la passavi indietro era meglio. Scusami se mi permetto. No, qui l'ho gestita male. Dicevo, l'ho gestita malissimo lì proprio. No, ecco, perfetto. No, dai. Ero in scatto. No, ero in scattissimo. Non so come abbiano fatto a prendermela lì. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Spettacolare. La Nankats è riuscita a superare la difesa impenetrabile della Hirado e a concludere il primo tempo in vantaggio. Beh, certo. Tsubasa, come va la spalla? Posso resistere? Per adesso. Va bene, ma cerca di non esagerare. Dopo che avremo vinto questa partita, ci aspetta un altro incontro da domani. Ne avremo assolutamente bisogno di te. Ah, fanno una partita, due partite in due giorni, cavolo. Però lei Rado non ci ha solo colto di sorpresa. Hanno le carte in regola per puntare al titolo. Non c'è modo di sapere cosa succederà nel secondo tempo. In più, la posta in gioco è alta. Bene, la gamba e la spalla dovrebbero reggere ancora un po'. Izawa, passami la palla subito dopo il fischio di inizio. Ricevuto, capitano. Tenetevi forte. State per assaggiare il mio tiro guidato. Cavoli, la Nankatsu è davvero forte. Ci stanno travolgendo. Capitano, è proprio quello che stavo aspettando, Sano. Non importa se è una partita o una lotta. Più è forte l'avversario, più dolce la vittoria. Capitano, ma cosa? Erano anni che non provavo qualcosa del genere. Facciamogli vedere di cosa siamo capaci. Ma la Hirado non è mai arrivata così in alto nel torneo. Quindi perché... Nucleo Roberto, ore no drive sheet.
Ah, che goduria! Proprio. Oh, se non c'entro la porta dello specchio, non serve a niente. Boom! Bellissima! 2 a 0! Non posso dirlo. Oppure lo dico, sì. Bitches! È tanto che non dicevo bitches in un video. Se lo meritano! È entrata! Ce l'hai fatta, Tsubasa! Ci è riuscito davvero! Una giocata fantastica di Tsubasa! Il tiro sembrava diretto oltre la traversa, ma la rotazione lo ha fatto abbassare improvvisamente! Non è certo una tecnica da studente delle medie. Questo è Tsubasa Ozora, signore e signori! Hai ottenuto Tsubasa, tiro guidato. Beh, devo andargliela a mettere però, quindi devo levare High Speed Shoot e mettergli appunto tiro guidato. Oh ragazzi, se la stanno giocando un po'... Un po' così o sbaglio? Io cerco sempre di allontanarle il più possibile la palla dal centrocampo. Perché è così che deve essere. Mannaggia lui. Forza. Niente, Passo. Kisuki. Tira, bello, tira di papà. Chi è? Tsubasa, ok, Kisugi, so che sei stanco, Naga. Non ci ho neanche provato a prendergli palla, veramente. Ok, tiro guidato. Ah, quindi me lo metterà solo? Quanto è forte il tiro guidato! Il portiere era praticamente carico! Non so, è fortissimo allora il tiro guidato! Che bellezze, ragazzi! Voi, se mi seguite da un po', sapete che quando gioco in Azumi Eleven i replay li salto perché non li sopporto. Però qui, ragazzi, è lo stesso, ma l'ho voluto un attimo rivedere perché dicono... Sul serio? Allora, quel giocatore lì, Kisugi, mi sembra, ha segugio del gol, ma se non ha neanche un tiro? Non so se ce l'ha, effettivamente. Vai ancora col tiro guidato! Vai, un'altra volta. Il portiere è carico, Bellissimo, ragazzi. Anche mi fanno 3 gol, non me ne frega più niente. Sto 4-0. Sono contentissimo così. No, da qui. Volevo fare un altro tiro. Il tiro guidato, quindi, anche da vicinissimo al centrocampo. Non serve superare... Non serve andare vicino alla loro area di tiro. Se faccio un altro gol non ci credo. Ah, però... Che diavolo sta succedendo? Questa mi sa che era scriptata per farci appunto riusare il tiro guidato. Ma 5 gliel'ho fatti, 4 col tiro guidato. Bellissimo. Ragazzi, la Hirado, io avevo paura. No, paura, però dico, sai, no, c'è il difensore super potente. 5-0. Il primo gol dopo che gli ho sparati 20 è entrato. Ma qui, ragazzi, uno dietro l'altro, In questa battaglia tra fuori classe il vincitore è Tsubasa. È riuscito a eseguire un tiro guidato dopo l'altro, esattamente. L'abilità di Tsubasa è davvero senza limiti. Ah, quindi mi ha messo di default il tiro guidato. Ok, perché High Speed Shoot in effetti ce l'avevano anche gli altri. Grazie Roberto, il tiro guidato che mi hai insegnato è inarrestabile. Beh, è di Roberto Congo, voglio dire. Però la gamba è morta. Dopo 4 tiri guidati. Scusate ragazzi. Tsubasa! Devo essere uno spettacolo pietoso.
Continua a cadere a terra ancora e ancora. Hai fatto 4 gol, stai tranquillo. E nessuno pensa a questo. Riprendi fiato. Noi gli impediremo di segnare ancora. Ancora. Nessun gol hanno fatto. Va bene. Grazie. Avanti, fatevi sotto. Il riscaldamento è finito. La vera sfida inizia ora. Peggio per voi. Sei riuscito a fare 4 volte il tiro guidato. Fa molto più male di tutti i tiri che ho preso in vita mia. Sì, in effetti è una tecnica di un giocatore importante, quindi... Ragazzi, la ripresa è iniziata da poco, cioè li stiamo massacrando. Davvero potevo rifare il tiro guidato? Davvero me lo faceva rifare? Davvero me lo fai rifare? Ah, meno male. Ok, quindi l'ha parato. Ah! Sapete cos'è successo? Non si è attivata la scena quelle altre 3 volte, allora. La quarta volta invece sì. Ma allora è possibile segnare davvero in quella No, non penso, dai. Penso perché non c'era il difensore. Penso che... Spero che fosse solo per quello, perché sennò davvero mi ci fa credere che faccio 4 volte il tiro guidato, tutte e 4 le volte entra. Proviamoci un po' ora. Tiro guidato. No, il tiro guidato deve fare gol proprio, il tiro guidato. Tsubasa altro che MVP. Davvero, qua proprio ha spaccato tutto. No ragazzi, io voglio continuare a segnare. Ma non è che voglio continuare a segnare perché voglio proprio distruggerli. Nella formazione difensiva, dai, stavolta... no, muraglia finale, così non li facciamo passare. Tranquillo, portiere, eh. Morisaki, tranquillo. Quello era un tiro al volo, fatto male. Allora, sto correndo, ma ecco, Tsubasa. Perfetto, hoppla. No, me l'ha rubata subito. Ok, tacchi, 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 tacchi. Tacchi! Tacchi, tacchi, tacchi! Volevo tirare, non mi ha caricato il tiro, ma ho dovuto ripremere perché non andava. Ehi! No, muraglia finale, dov'è la difesa? Muraglia finale. Passaggio potente. Tiro! Facciamo difensiva, va. Ah, loro anche stanno giocando in difesa adesso. Takeyama! Che bel nome. Ok, Iwami è tua. Oh! Izawa! Izawa! Iza! Cavoli! Ah, non era Kisugi con Seguccio del gol, era l'altro. Va bene, va bene. Cerco di tenere la palla, ragazzi, ve lo ripeto, più davanti, più dalla parte degli avversari di centrocampo. Non so che è successo lì. Eccola qua. Quindi ora tocca a noi. Sì! Vabbè! Però mi riprende la scena, io non ero pronto. Cosa ha fatto? Ah, bellissimo! Quando ti senti pronto, vai, eh. Guarda che faccio. La parata potente. Non potevo permettere di segnare. Voglio fare proprio una vittoria pulita. Devo riuscirci. Dai, dalla mia parte del centrocampo, dai. Da 50 metri. Tiro guidato. Ah, quindi se è un po' lontano non fa gol. Però, cavoli, cioè è arrivato da lontanissimo, eh. È anche giusto che non segni. Vabbè, questi mi ammazzano di strallati. Non posso farci niente.
Ma va bene. Oh, allora. C'era il passaggio potente! Lo stavo caricando! Non è che perché sto vincendo 6-0 allora vuol dire che, non che posso farmi rubare la palla come quando voglio, eh! No, l'ho appena finito a dirlo, Mi ha ucciso. Eccolo che arriva! Perché ho avuto paura! Dai! No, ragazzi, mi fa arrabbiare sta cosa, che ce l'avevo! Ce l'avevo! Stavolta non ce l'avevo, però ho urlato comunque. Sì, non ti esaltare tanto, eh. Guarda, lo faccio perché è Tsubasa. 3 minuti di recupero, un po' tanti, eh. Ok, va bene, va bene. Tsubasa è abbastanza stanco, sì. Avevo già lasciato, giusto per mandare via la palla, non per altre ragioni. Finita. Perfetto. E finalmente ecco il fischio finale. Danan Katsu vince e si qualifica per la semifinale per il terzo anno consecutivo. La prossima facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto qua. 6-0. E boom, distrutti proprio. Meno male che le partite non terminano più tutte quante ai rigori. Proseguiamo, avanti. E la parte iniziale del video non c'è praticamente. Ho iniziato a registrare dall'inizio della partita perché non avevo premuto registra. E quindi praticamente vi siete persi Matsuyama che vinceva la sua squadra, la Furano, contro la Miyuniwa, qualcosa del genere. E quindi dovremmo affrontare la Furano. Abbiamo vinto, sì, per fortuna. Perfetto! Ce l'abbiamo fatta, Tsubasa! Sì. Sì. È assurdo! Non ricordo più l'ultima volta che ho perso. Ma se siete arrivati per la prima volta... Vabbè. È frustrante, ma non solo. Mi sento come sollevato. Alzati, Sano. Capitano, non piangere. Tu hai ancora l'anno prossimo. E quando sarà il momento, mi aspetto che tu vinca. Lo farò. Beh, abbiamo perso. Forza, usciamo dal campo e lasciamoli festeggiare. Tsubasa Ozora, questa per me doveva essere un'avventura di un solo anno, ma non posso certo ritirarmi dopo una sconfitta, no? Ci incontreremo quando affronteremo il mondiale. Ora puoi vedere questi ricordi infilmati. Ragazzi, contro la Furano nella semifinale e vai così. Bene, affronteremo la Furano nel prossimo episodio che uscirà, vi ricordo, venerdì. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Ragazzi, partita vinta proprio di prepotenza, belli anche i colori, che c'è l'aquila, tante cose. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!